destro. Che gol! Golazzo, che gol! Con destro! Mamma mia! Che gol! Di questo primo tempo? Un buon primo tempo, dobbiamo essere un po' più concreti. Abbiamo avuto 4 chance al limite dell'area, dovevamo fare gol. Però stiamo giocando bene, cattivi, così devi giocare. Che mi dici questo primo tempo? Troppo nervosi, dobbiamo giocare palla a terra, ci manca Perrella, che è un ragazzo che comunque riesce a dettare legge in campo, perché comunque mantiene la calma. Però se giochiamo palla a terra, partita tranquillamente possiamo vincere, però gioco è il gioco, vedremo. Ok, grazie a te. Siamo nel post partita del match United Boys Sporting Pirozzi, gara terminata 5-5, gara intensissima, davvero bella. Conducevano United Boys per 4, no, lo Sporting Pirozzi per 4-1, si sono fatti rimontare, poi c'è stato un finale pirotecnico, la gara è finita 5-5. Migliore in campo Cernicchiaro alla mia sinistra, mentre Nazzaro è stato anche lui, entrambi pari merito, migliore in campo. Parliamo prima con Nazzaro, è stata una bellissima partita, si sono due gol che però non sono serviti a vincere questa gara. Abbiamo recuperato, sì, siamo riusciti a pareggiare, anche se potevamo fare di più. Potevate fare di più, però gli avversari, diciamo, una partita sì, di livello, è stata una partita combattuta. Partita di livello, combattuta, comunque già aver rimontato il risultato, sì, è un risultato importante. Quali sono state le picche della tua squadra questa sera, secondo te? Tutti volevano segnare. Tutti quanti volevano andare in rete. Vuoi fare un augurio per le prossime partite? Siamo al terzo posto, speriamo di fare di più. Va bene, salutiamo Nazzaro. Parliamo con Cernicchiaro, avete disputato un grandissimo primo tempo. Poi cosa... con la concentrazione, perché? Siamo avanti fisicamente. E poi su 5-3 non possiamo giocare a 3 punti, cioè solo 3 di noi difendevamo. Secondo me su 5-3 dobbiamo stare 4 in una difesa e 2 loro che corrono da centro campo. No, ma a parte stavate 4-1, perché non abbiamo andato di tutti, quanti pensavamo che la partita ormai era finita. Ma purtroppo nel calcio non bisogna mai... Ci siamo lasciati vendere dall'entusiasmo, visto che vincevamo 4-1, sì, e pensavamo che fosse tutto troppo facile. Questa è una pecca dovuta al fatto che innanzitutto sono molto giovani i ragazzi, sì, e poi, cosa molto importante, era la prima volta che giocavamo insieme. Quindi non ci conosciamo ancora bene, non conosciamo i meccanismi, i movimenti l'uno dell'altro. Comunque è sicuramente una lezione che può essere utile per il futuro, no? È una lezione che deve essere utile per il futuro, perché sì, è una squadra che può arrivare molto in alto. Spero che questo sia l'assetto definitivo di questa squadra, che soprattutto si esprima come si è espresso per 2/3 di questa partita. Abbiamo perso in 5 minuti, abbiamo perso 2 punti. Per delle leggerezze, per delle ingenuità, per una superficialità e soprattutto per quella voglia di pensare che la partita fosse finita. La partita finisce, come direbbero nei campi più grandi, al 90esimo. E anche quindi possiamo dire bicchiere mezzo vuoto, non mezzo pieno. Ma noi abbiamo molto da determinare. Questa è una partita da vincere a tutti i costi, avevamo tutte le carte in regola per vincere. L'abbiamo persa noi, o meglio l'abbiamo pareggiata noi. L'arbitro bravissimo, no? Ottimo l'arbitro. Diamo la medaglia del migliore in campo. Vuoi fare un augurio? Vuoi dedicare a qualcuno questa medaglia? No, questa medaglia non la dedico a nessuno, però un augurio che continuiamo con questa squadra qua, che tutti quanti siano presenti a tutte le partite, cercheremo di salvarci. Va bene, salutiamo Cernicchiaro, il portierone. Ciao ragazzi. Dello Sporting Pirozzi. Ciao ragazzi.